Forza e impegno sono le potenziali. Si sta affermando una società che vuole tutto e subito, che cerca l'arricchimento facile e il successo personale, rifiutando il sacrificio. Una società che pretende ancor prima di dare. In questo humus culturale si affermano forze politiche che, facendo leva sul pensiero della gente, si fanno portatori di politiche reazionarie incardinate su uno sfrenato egoismo personale. Sarebbe un grave errore scendere su quel terreno. Anzi, dobbiamo rimuovere il berlusconismo che in maniera anche irrazionale è entrato in ognuno di noi, per marcare in maniera forte la nostra diversità, predisponendoci a cambiamenti sostanziali, anteponendo alla ricchezza personale quella sociale e valoriale. Servirà per questo. Servirà per questo una profonda trasformazione culturale e una diversa allocazione delle risorse che necessariamente dovranno mettere in discussione privilegi e rendite di posizione anche nel nostro campo. Non ricerchiamo, come fa la destra, un benessere materiale per pochi, ma una diversa qualità della vita fatta di maggiore sicurezza sociale e certezze per tutti.